Per quanto ci riguarda, le piogge sappiamo che non sono più le stesse di tanti anni fa e quindi dobbiamo accettare i cambiamenti climatici. Quello che non è accettabile è che tutte le volte questo ponte si debba chiudere quando c'è un temporale importante in Appennino. Credo che ormai il tempo sia scaduto, una soluzione qui a Sorbolo Mezzani e Brescello, tra le due province, quella di Parma e di Reggio, debba essere trovata, un ponte nuovo, quello che serve a un territorio che tutte le volte che avviene una piena di questo tipo si trova completamente isolato, completamente bloccato, abbiamo aziende, abbiamo gente che lavora, abbiamo bisogno davvero di un'alternativa viabilistica. Basti pensare anche a quello che sta accadendo in questo momento a Coenzo, dove abbiamo la viabilità alternativa alla chiusura di questo ponte, dove c'è un ponte a senso unico alternato della provincia che sta creando dei disagi incredibili, quindi non è più possibile accettare questo per un territorio così importante come il nostro. È doveroso chiudere questo ponte perché ha un'altezza purtroppo limitata rispetto alle arginature e quindi funge da tappo, è di fatto un nodo idraulico, quindi il rischio qual è? È anche che ci possano essere dei problemi più a monte, quindi nella frazione di Casaltone, dove a Casaltone abbiamo un argine che, come è successo nel 2017, rischia di essere, diciamo così, superato, valicato dall'acqua stessa. Per cui, insomma, non possiamo immaginare anche quello che abbiamo visto a Lentigione nel 2017 e credo che sia giusto fare una riflessione perché queste arcate, questo ponte non sono adeguate, soprattutto nel 2023, questa cosa credo che meriti una riflessione. La manutenzione dell'alveo è necessaria, in particolar modo qui, proprio perché questo è un punto nevralgico, no? Dicevamo un nodo idraulico, le arcate di questo ponte sono completamente occluse le due laterali dai sedimenti portati dall'acqua nel corso degli anni. Ricordo che erano state pulite l'ultima volta nel 2017, cosa che ha permesso a Sorbolo di salvarsi da quell'alluvione. Oggi ci è andata bene, nei prossimi giorni mette ancora acqua. Se non vengono effettuate queste manutenzioni, direi quasi ordinarie, perché anche la pulizia dell'alveo dell'Enza è necessaria, perché i tronchi che ci sono oggi qui creano delle criticità, stanno arrivando i vigili del fuoco per togliere un potenziale pericolo anche per l'infrastruttura, ma soprattutto per le arginature che soffrono anche dovute appunto a queste problematiche.